regista di Un altro mondo, il film che abbiamo visto più volte in giro per l'Italia, ma ci stava raccontando Thomas che non solo in Italia lo stiamo, abbiamo la fortuna di vederlo. Beh, guarda, siamo partiti con dei festival internazionali negli Stati Uniti, il primo, siamo già con la Svizzera, abbiamo vinto un festival di cinema latino, quindi siamo stati in Spagna e tutta Latina America all'università, e quindi siamo con fatica cominciando a portarlo fuori dai confini. Adesso lo stiamo doppiando in inglese e speravamo di riuscire a portarlo negli Stati Uniti con il doppiaggio in inglese e magari provare anche a fare le stesse tournée che abbiamo fatto in Italia, in Europa e all'estero. Molto bene, sono molto felice di questo, Thomas. Dici un po' che cosa, come è stata la risposta del pubblico, visto che è stato variegato questo pubblico? Sì, è stata straordinaria, sopra qualsiasi aspettativa. Quando abbiamo deciso di distribuire il film in maniera autonoma, abbiamo scommesso in questa cosa originale e che in qualche modo vista dagli addetti ai lavori in maniera un po' assurda. E ci abbiamo creduto e con la mia squadra abbiamo organizzato queste proiezioni che in realtà poi con il passaparola, con la gente comune, con le associazioni, con i cinema che ci portavano, con quasi 300 proiezioni in un anno, insomma, un anno e mezzo, quindi una cosa incredibile. Più i 200 con me, per cui in quest'ultimo anno e mezzo ho avuto la barba bianca, forse di stare in giro per l'Italia. Però. Molto bene, però avete in programma un nuovo film, se non sbaglio. Sì. Ci puoi anticipare qualcosa? Certo, questo nuovo film si chiamerà Food Revolution. Abbiamo già girato un trailer del 2013. Che si può vedere sul sito foodrevolution.com e Revolution con l'opera in mezzo, perché in qualche modo partiamo dal presupposto che mentre un altro mondo era importante capire come creare l'altro mondo dal punto di vista filosofico, su Food Revolution cerchiamo di raccontare questo cambiamento in maniera più pratica, quindi cominciando a farlo a tavola con ciò che mangiamo, con ciò che decidiamo di comprare per nutrirci e di quanto è importante in qualche modo ciò che mangiamo, perché spesso viene sottovalutato. E ci puoi anticipare anche gli ospiti? Non so, avete intervistato qualcuno di... Abbiamo intervistato il professor Campbell, il professor di China Study, lui è il figlio. Abbiamo intervistato Vandana Shiva, abbiamo intervistato Moore LaPay, abbiamo intervistato Peter Singer, abbiamo intervistato Berlino, Petrini, insomma un bel po' di persone e continueremo così, insomma. Quindi i grandi dell'alimentazione che hanno scoperto che è ora di cambiare sia per il pianeta ma anche soprattutto per l'etica. Sì, infatti il film, diversamente da molti film che si sono già visti su questo argomento, cerca, anche se è abbastanza ambizioso, di raccontare tutti e tre gli aspetti, quindi quello dei danni all'uomo, dei danni all'ambiente e dei danni ovviamente anche agli animali, e quindi cerchiamo di in un'ora e mezza circa di film raccontare tutti e tre gli aspetti attraverso questi esperti di ogni settore. Bellissima idea, grazie Thomas per quello che stai facendo per noi e per il pianeta. Grazie. In bocca al lupo per tutto. Viva il lupo, grazie.